Un asilo nido comunale restaurato è più bello. I lavori sono terminati, tutte le opere previste sono state eseguite con piena soddisfazione e molte migliorie sono state realizzate anche in corso d'opera, con l'aggiunta di nuove risorse e di nuove opportunità. Dalla copertura alle tubature idrauliche esterne, dal rifacimento di servizi e aule alla completa sostituzione di serramenti e pluviali, dal rifacimento della scala esterna di evacuazione alla sistemazione del giardino e della siepe. I bambini per crescere hanno bisogno di un ambiente sano, luminoso, di un ambiente accogliente e con un servizio di qualità. Noi pensiamo oggi di aver restituito alla città quell'ambiente bello, salutare, partecipato dai genitori, dalle famiglie, dopo un lungo lavoro di restauro per il quale abbiamo profuso tante energie, tanti mezzi, anche con l'aiuto di Regione Veneto e di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Politiche sociali a partire dall'infanzia e dal sostegno alla famiglia, ma anche formazione e offerta di qualità per una crescita armonica della città. Un risultato che premia la sinergia tra pubblico e privato. La fondazione è vicina alla domanda del territorio e in questo caso oggi inauguriamo una bellissima opera in quel di Montagnana che è l'asilo per i bambini più piccoli. È un'opera a cui la nostra fondazione ha contribuito e crediamo sia un servizio molto importante per questo territorio. Lo testimoniano le centinaia di bambini e di genitori presenti oggi. Speriamo che questo servizio sia di sicuro appoggio sia alle mamme sia allo sviluppo di questo territorio. Per noi educatrici oggi è un giorno meraviglioso, speciale, perché con grande soddisfazione da ora in poi riusciremo a proporre ai nostri piccoli bimbi un servizio nuovo, bello, accogliente e sarà in grado di proporre ogni giorno degli stimoli nuovi per i nostri piccoli bimbi. E grazie a questa struttura così rinnovata riusciremo ad accogliere ancora più bambini rispetto a quelli che accoglievamo fino a luglio dell'anno scorso. Ma per Montagnana non è stato un giorno di inaugurazione qualsiasi. Su proposta dell'assessore Federica Morello, l'amministrazione comunale ha intitolato il nido a Gigliola Valandro, un avvenimento a cui la città guarda con ammirazione. Oggi restituiamo alla città anche un altro anniversario importante e abbiamo intitolato questa struttura, l'asilo nido comunale di Montagnana, a Gigliola Valandro, grande figura per Montagnana, una figura di sindaco negli anni del dopoguerra, unica donna, forse fra tre donne in tutta Italia, a ricoprire questa carica e parlamentare della Repubblica. Ecco, questa figura che per Montagnana ha voluto dire moltissimo per impegno sociale, per opere, per tutto quello che ha fatto per la ricostruzione, oggi rivive in un sogno, rivive in una realtà che è quella dei nostri bambini di Montagnana.